chiedo a mister Farina, che saluto ancora e ringrazio per il tuo tempo, questa piazza ci sei stato recentemente, insomma, che cosa pensi di questa prestazione, che barletta hai visto? Ciao Mario, ho visto una partita brutta, dai, una partita che si doveva affrontare un po' con più nervo, perché la situazione di classifica è quella che è stata una partita che forse il pareggio era più giusto, però ci sono state effettivamente poche conclusioni in porta. Alla fine si poteva fare anche il gol su palla inattiva per un pareggio che secondo me si poteva raggiungere, però adesso è il momento di tirarsi sulle le maniche e di lavorare tanto, perché secondo me c'è ancora tutto un girone e c'è la possibilità di uscirne fuori. Insomma, non è ancora finita per il Barletta, questo è il senso. Sicuramente ti chiedo, secondo te mister Bitetto, che adesso sta toccando con mano questa realtà, come deve approcciarsi, su cosa dovrebbe lavorare secondo mister Farina? No, Bitetto è un tecnico molto esperto, non ha bisogno dei miei consigli, però in questo momento c'è bisogno di tranquillità, perché la squadra si vede che non è tranquilla. C'è bisogno di tranquillità e c'è bisogno di stare tranquilli, e c'è poi c'è bisogno di calciatori. In questo momento c'è bisogno di 2-3 calciatori importanti che rafforzino la squadra, secondo me, da tecnico, però la cosa più importante è la tranquillità. Sicuramente. Ringrazio mister Farina. L'ultima domanda: dove ti vedremo prossimamente, mister? Qual è il futuro di mister Farina? No, io mi sto aggiornando, sto girando tanti campi e quindi preferisco stare a casa e riposarmi, anche perché ho il contratto con l'Andria, non ho problemi, anzi colgo l'occasione per salutare tutti i tifosi del Barletta e tutti i tifosi dell'Andria e tutti i tifosi proprio di tutte le squadre che ho avuto, e gli auguro un buon Natale. Sicuramente in questo momento dell'anno è una fuga seria, però il più 6 fa paura, perché l'anno scorso anche la Cavesa era più 6, anche se in questa giornata, non vorrei sbagliare, era più 4, perché perse a Nocera l'ultima dell'andata. Quindi io penso che in questo momento l'Altamura sia favorita. Io devo essere sincero, faccio il tifo per l'Andria, essendo tesserato per l'Andria, faccio il tifo per l'Andria, mi auguro che l'Andria riesca a fare un rush finale importante per cercare di vincere il campionato.